Dunque Claudio, allora, 19 come sarà organizzato questo workshop? Sentiremo la descrizione di progetti e la descrizione di piattaforme che potrebbero veicolare progetti. In questa maniera ci si conosce perché purtroppo tra il mondo del documentario e il mondo dei nuovi media il livello di conoscenza è minimo. Sino a questo momento i documentaristi hanno pensato ai nuovi media soprattutto in termini ancillari rispetto alle coproduzioni broadcast. Dunque è importante conoscerci. Poi potremmo avere, se vuoi, una seconda fase del workshop nel quale le persone si incontrano individualmente. Noi, come sempre, metteremo gli editor delle giornate a disposizione dei partecipanti per rompere il ghiaccio, per facilitare la conoscenza tra persone i cui progetti potenzialmente si integrano meglio. E infine, una sessione plenaria finale in cui tiriamo un pochino per la prima volta le fila di questa novità che abbiamo introdotto, e dunque magari ci diamo un minimo di programma per i mesi venturi. Sarebbe bello uscire con un progetto, no? Da un poi troppo grande come auspicio, un progetto comune. Per me gli auspici più sono grandi, a condizione che siano realistici, e più interessanti e affascinanti sono. Credo che dopo 20 anni di shock mediatico l'Italia abbia bisogno di un ritorno alla realtà, e dunque, non solo l'Italia, francamente, e dunque mi auguro che da tutto questo turbinio esca fuori, una capacità di lavorare insieme a rete che ci auguriamo da molto tempo e che adesso forse, proprio grazie alle nuove disponibilità del pubblico, è praticabile.